e sorelle che hanno chiesto questa guarigione, sia di quelli che hanno deposto le loro suppliche qui, sia di quelli che hanno scritto o telefonato. E crediamo al Signore che li voglia per la sua bontà guarire. Interponiamo la intercessione potentissima di nostra Madre Maria e crediamo al Signore Gesù di volerlo toccare, di volerli guardare e di volerli liberare. E allora cantiamo al Signore: l'uomo di Galilea, ti prego di toccarli, ti prego di guardarli, ti prego di convertirli, ti prego di liberarli. Queste quattro invocazioni. E improvvisamente gli caddero degli occhi come delle squame e recuperò la vista, fu subito battezzato, poi prese cibo e le forze gli ritornarono. Ecco, il Signore annunzia diverse guarigioni spirituali e materiali. Ringraziamo e benediciamo il Signore. Chi si è sentito toccare dal Signore o chi si sentirà toccare dal Signore durante la celebrazione, faccia la sua testimonianza. So che il Signore ha guarito spiritualmente e fisicamente, pertanto siete invitati a rendere la vostra testimonianza al Signore. Continuiamo nel santo sacrificio della Messa, offriamo l'ostia e il vino, nell'ostia e nel vino offriamo noi stessi. Canto numero 436. Fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accoglio, Padre, i doni che ti offriamo nel gioioso ricordo della Vergine Madre ed esaudisci la nostra preghiera. Ci aiuta e ci soccorra il Cristo, uomo Dio, che si offrì per noi agnello senza macchia sulla croce.
egli vi regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie a te, Padre Santo, fonte della vita e della gioia. Tu hai rivelato nella pienezza dei tempi il mistero nascosto nei secoli, perché il mondo intero torni a vivere e sperare. Nel Cristo nuovo Adamo e in Maria nuova Eva è apparsa finalmente alla tua Chiesa, primizia dell'umanità redenta. Per questo dono tutta la creazione, con la potenza dello Spirito Santo, riprende dal principio il suo cammino verso la Pasqua eterna. E noi insieme agli angeli e ai santi cantiamo con voce unanime l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra. Veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Nessuno che ci parla. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente
per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendela perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo, il nostro Vescovo Salvatore e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza a metterli a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Alleluia, 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 alleluia. Ecco, fratelli e sorelle, in questo momento vorrei molta attenzione, perché vorrei che entrassimo nella luce del Padre, in un bagno di luce. Così adesso recitiamo il Padre nostro, però frase dopo frase io dico la frase, poi voi quello che dico io ripeterete, e sosteremo ad ogni frase immergendoci nella luce del mistero del Padre. È un Padre meraviglioso che ci ama immensamente, vuole che noi lo invochiamo come Padre, che noi zeliamo il suo nome perché si è conosciuto dagli uomini, che domandiamo che il suo regno venga dentro di noi e che la sua volontà trionfi come in cielo così sulla terra. Poi pregheremo perché egli ci dia il pane quotidiano, il pane della parola e il pane materiale, e rimette i nostri debiti che ne sono enormi, e poi l'invito a rimettere a tutti i nostri debiti, perché senza remissione dei debiti nostri agli altri non c'è remissione dei debiti nostri nei riguardi di Dio. E domandiamo che ci libera dal male, ci sostenga nelle tentazioni e sia veramente il nostro Padre. È un bagno di luce che noi faremo. Padre nostro che sei nei cieli. No, non abbiamo detto niente, non abbiamo fatto niente. Da capo. Io dirò Padre nostro che sei nei cieli, voi ripeterete Padre nostro che sei nei cieli, e poi faremo pausa. Meditando un poco, scendendo un poco, lasciandoci impregnare dalla luce del Padre. Padre nostro che sei nei cieli. Padre nostro che sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome. Sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Come in cielo così in terra.